È una full immersion nella suggestiva atmosfera del Medioevo, quella che propone il gruppo storico La Pandolfaccia, che ripropone anche quest'anno il Palio delle Contrade, un'iniziativa che ha raggiunto la decima edizione. Decima edizione sì, ma che viene da più lontano, perché si riallaccia direttamente alla prima rievocazione storica che è stata realizzata sul periodo malatestiano a Fano negli anni Ottanta. Allora si organizzarono grandi spettacoli, addirittura un torneo cavalleresco nell'area ex Montevecchio, in quel tempo libera da costruzioni, l'incendio della Rocca, mirabili rappresentazioni e cortei in piazza 20 settembre. Oggi il Palio delle Contrade, in programma dal 30 giugno al 2 luglio, riassume l'antico nome dei Malatesta a Fano e si fa ancora più spettacolare. L'iniziativa, che si avvale ancora una volta del sostegno della Confcommercio, è stata presentata questa mattina dal sindaco Massimo Seri, dal vicepresidente della Pandolfaccia Danilo Filipponi e da Barbara Marcolini e Amerigo Varotti per l'associazione di categoria. Questa è una bella cosa, unire le energie per promuovere la nostra città. La nostra città che stupisce tutti coloro che vengono, che la vedono per la prima volta, perché passeggiando trasmette tanti messaggi. È una città romana, ma è una città medievale. Qua abbiamo dei tesori, a cominciare dai codici malatestiani, che sono di nostra proprietà, che sono la prima dimostrazione di contabilità, e sappiamo che la contabilità racconta tanti aspetti anche sociali di quel periodo. Tutte le iniziative sono importanti per promuovere la città, per viverla, per conoscerla. Vogliamo ampliare quello che è le figura e la rievocazione di questa manifestazione, quindi quale miglior evento dei Malatesta Fano? Il format e l'idea, il progetto si amplia su tutta la città e soprattutto si incentra su quella che è la rievocazione storica del periodo medievale di Fano. Ci saranno mercati storici, ci saranno spettacoli, giullari, sbandieratori, tamburi, gruppi che arrivano anche da altre parti d'Italia che animeranno e faranno vivere non solo ai cittadini di Fano ma anche a tutti i turisti che arrivano un'epoca e uno stralcio di vita medievale. Un impegno forte da parte della nostra organizzazione per rilanciare la storia, una parte della storia di Fano legata alla famiglia Malatesta, quindi un'esperienza importante. Quando l'associazione La Pandolfaccia ci ha chiesto di poter riutilizzare questo brand e di collaborare all'organizzazione dell'evento, ovviamente ci ha fatto molto piacere, con un coinvolgimento pieno da parte dell'organizzazione, ma soprattutto è un impegno per promuovere la città di Fano, promuovere il turismo nella nostra provincia, utilizzando anche questa manifestazione che reputiamo molto importante per la città e per la provincia intera.